Il 163° anniversario della fondazione della Polizia di Stato si è celebrato nella sede della Polizia Stradale in via Massarotti alla presenza delle autorità. Il questore Vincenzo Rossetto ha descritto la situazione attuale e il lavoro svolto nell'ultimo anno nella provincia di Cremona e in città. I numeri parlano di una diminuzione generale dei reati compiuti, passati da 15.074 a 13.479, con un decremento del 10,6%, una percentuale che interessa anche i reati a sfondo predatorio, furti, truffe e frodi informatiche. Un plauso è stato espresso per l'attività svolta dalle forze dell'ordine anche sul fronte della prevenzione e per la collaborazione con carabinieri, guardie di finanza e polizia locale. Soddisfazione è stata poi espressa per il cambio di rotta che ha portato il governo ad attribuire più risorse alla Polizia di Stato rispetto al passato, evitando nuovi tagli e confermando la linea del 2014. Credo sia stato un anno importante e impegnativo per noi, un anno però nel quale siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissi e che erano soprattutto quello di far diminuire i reati predatori. Abbiamo veramente in questo campo esplicato un'attività importante e ci siamo impegnati soprattutto qui, ottenendo i risultati che, come dicevo prima, sono lusinghieri per noi e sono in controtendenza rispetto agli dati nazionali. Per il prossimo futuro le linee di intervento che più impegneranno la Polizia di Stato sono state ricordate dal questore. Io direi che dovremo battersi su tutti i fronti che abbiamo affrontato lo scorso anno, in particolare certamente il problema dei profughi che arrivano sempre più numerosi e che finora siamo riusciti a fronteggiare questo problema predisponendo anche l'accoglienza, e ci ha impegnato non poco e, come dicevo prima, ha un po' costretto a riprogrammare l'attività ordinaria, che comunque è stata svolta in modo, credo, più che soddisfacente. Al termine della cerimonia, la consueta premiazione degli agenti distintisi per merito durante l'ultimo anno per l'attività svolta e i risultati raggiunti.